Bentornati all'appuntamento con l'informazione. In primo piano c'è l'economia con la visita sarda del presidente di Confindustria Giorgio Squinzi a Nuoro. Si sono festeggiati i 70 anni dell'Associazione degli Industriali nel capoluogo Barbaricino e in Ogliastra. Tra il 2008 e il 2014 un'impresa su due ha chiuso nel territorio nuorese. In 14 anni si è perso un abitante su 5. I numeri preoccupanti questi, ma cresce la fiducia per il futuro. Ci sono 700 milioni dalla programmazione unitaria e sarà importante l'apporto degli interessati per semplificare i bandi, ha detto il presidente della regione Francesco Pigliaru. Un uomo di 78 anni, un anziano francese, morto ieri pomeriggio mentre nuotava a Cala Corsara alla Maddalena. L'uomo si trovava in spiaggia con la figlia, si è immerso ma non ha poi più fatto il rientro. Il corpo è stato notato dopo circa un'ora da un diportista che ha allertato la capitaneria di porto. Inutile ogni tentativo di rianimare l'anziano. Si sono vissuti attimi di paura in via Piero della Francesca a Cagliari ieri pomeriggio. Un incendio è divampato all'interno di un appartamento all'ultimo piano. Alcune abitazioni sono state evacuate. A dare l'allarme è stato uno dei residenti e sono state avviate le indagini da parte della polizia. Lo sport, la Dinamo scansa la maledizione di Cantù e vince in casa degli avversari per 75-86. I bianco-blu di Meo Sacchetti si aggiudicano così il posticipo della seconda giornata di campionato. Andiamo a vedere insieme quali sono le altre notizie.